Allora, qui ci troviamo in prima linea. Questo è il comando di una trincea dove poteva esserci una compagnia di alpini o di altri soldati, fanteria o bersaglieri. E vediamo che il comando è praticamente adiacente a quello che era la trincea. Praticamente dal comando partivano tutti gli ordini ricevuti dal comando supremo, che venivano trasmessi al posto comando di prima linea, e poi dal comando venivano trasferiti alla compagnia ai soldati che si trovavano in trincea. Quindi qui noi possiamo vedere che una trincea di prima linea era ben protetta, soprattutto le trincee erano più o meno più alte di una persona, questo per proteggere appunto dai nemici, dai colpi dei nemici che potevano arrivare in ogni momento, soprattutto dei cecchini che erano sempre in agguato. La larghezza massima che poteva avere una trincea era circa un metro e mezzo, poi naturalmente si poteva anche restringere ancora di più, ci sono posti che passava appena una persona. Le trincee naturalmente non erano tutte dritte, erano fatte praticamente a zig zag, cioè una sezione era divisa dall'altra sezione più o meno una cinquantina di metri l'una dall'altra. Questo per evitare, quando un colpo giungeva dentro la trincea, per evitare che lo spostamento d'aria potesse uccidere anche i soldati lungo tutta, se la trincea era dritta naturalmente i soldati venivano falciati tutti quanti, mentre in questo sistema i soldati si salvavano quelli che erano protetti dall'altra parte. La trincea, come vediamo, non è che avesse più di tante cose, perché era molto molto semplice. I soldati naturalmente durante i turni massacranti di prima linea, quando non avevano gli assalti o non erano attaccati dal nemico, oziavano soprattutto, quindi erano sempre seduti, non facevano quasi niente. Qui possiamo vedere alcuni attrezzi che usavano nelle trincee. Questo è un banchetto da scavo che veniva usato, non so se riesco a toglierlo questo, che veniva usato soprattutto quando dovevano fare i piccoli scavi nelle trincee, oppure poteva benissimo essere usato anche nei momenti di attacco, perché il vanghetto poteva essere usato come arma di taglio, quindi questa era anche un'arma, soprattutto quando giungevano gli avversari e saltavano dentro la trincea. Possiamo vedere qui un fornellino da campo, andava a legna, era in ghisa, sopra veniva messo un pentolino o qualcosa, oppure la gavetta, che veniva per scaldare il cibo, dove si poteva scaldare il cibo. Questa è una gavetta, questo era il piatto per la carne o per altri, per un secondo, mentre questo veniva messo alla minestra. Questo poteva essere messo anche questo sopra al fornellino per scaldarla. Non sempre arrivava in trincea, arrivava il rancio, perché le mense, dove le cucine di solito erano nelle retrovie, quindi partivano delle corvette di salmerie che portavano praticamente il cibo in trincea. Però il nemico di solito, naturalmente quando sapeva che c'era una corvette di salmerie,
sparava e quindi più delle volte uccideva anche i soldati della corvée e quindi il cibo non arrivava. Quindi i soldati dovevano arrangiarsi, avevano praticamente nel tascapane del soldato avevano dei viveri di sopravvivenza, delle scatolette di carne. Poi qui possiamo vedere delle bombe a mano, queste sono le SIPE, Società Italiana Esplosivi, e queste sono bombe a frammentazione, sono bombe offensive. Queste venivano lanciate, questi segni qua erano i punti di rottura praticamente dell'esplosione, quindi erano tutte schegge che partivano. Questo aveva un raggio di circa 80 metri, quindi quando si lanciava bisognava essere ben coperti dall'azione dello scoppio della bomba. Qui abbiamo un caricatore del fucile 91, che è questo qua, era il fucile usato dall'esercito italiano. Veniva inserito, si spostava l'otturatore, veniva inserito in questa maniera qua, il primo colpo poi veniva messo dentro, entrava in canna ed era pronto per sparare. Al secondo colpo si doveva spostare, il bossolo usciva dall'otturatore, dalla canna. C'era una molla sotto che spingeva su il secondo colpo e poi veniva di nuovo rimesso dentro e si poteva risparare. Questo per 6 volte. Questo è il fucile italiano che aveva praticamente 6 colpi, mentre il fucile austriaco, che è questo qua, questo caricatore, è uno Steyr austriaco, praticamente ha solo 5 colpi. Ma se vediamo bene la differenza tra un caricatore austriaco e un caricatore italiano, notiamo subito la differenza di calibro tra le due pallottole. Questo è un 8,5 di calibro, mentre questo è un 6,5, molto inferiore rispetto a questo. Però naturalmente gli italiani avevano un colpo in più per sparare rispetto agli austriaci, quindi avevano fatto una cosa per avere un calibro minore, per avere un colpo in più in canna. Naturalmente questo proiettile qua faceva meno danno di questo proiettile qua, di quello austriaco.